Il 5 per 1000 non è da considerare come un'azione a sé stante, come quella campagna che faccio una volta all'anno e la tratto singolarmente, come fosse qualcosa che ha inizio e una fine, punto e basta. È qualcosa, a mio nostro parere, che deve andarsi a integrare in quello che è il tuo piano di raccolta fondi, in quella che è la tua pianificazione strategica del fundraising, della tua sostenibilità. E questo non è banale, perché sono sicuro che tutti voi avete in mente quante cose fare quest'anno, quante risorse vi servono, però ecco, forse non l'avete mai scritto da qualche parte, in un verbale di un CDA, in un documento approvato, in qualcosa che mette nero su bianco quali sono gli obiettivi e le attività di fundraising che vogliamo sviluppare. Bene. È ora di farlo e il 5 per 1000 deve essere anche l'occasione in cui pensare oggi a questa campagna, ma soprattutto a quella che viene successivamente, fino ad arrivare nel mese di agosto a identificare la campagna Natale. Ed è inevitabile che queste due campagne devono integrarsi e non solo sovrapporsi.